Il giusto si allieterà nel Signore, riporrà in Lui la sua speranza. Tutti i retti di cuore ne gioiranno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi celebriamo la festa di Santa Giacinta Martola, più piccola delle tre veggenti di Fatima. Quel messaggio, preghiera, penitenza, non lo dimentichiamo mai, e offriamo a Dio la lode come Lui desidera. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Tu solo sei santo, Signore, e fuori di te non c'è luce di bontà. Per intercessione l'esempio di Santa Giacinta Martola, fa che viviamo una vita autenticamente cristiana, per non essere privati della tua visione nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, si è immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là, in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dei giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite quella che secondo la scrittura e la legge regale amerà il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ascolta il grido del povero. Il Signore ascolta il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore ascolta il grido del povero. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto,
e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore ascolta il grido del povero. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore ascolta il grido del povero. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Magnifica pagina del Vangelo di Marco. Andiamo ai particolari. Gesù partì insieme ai suoi discepoli, non andò da solo, li voleva con sé, perché dovevano imparare bene la lezione delle verità del Regno dei Cieli. Anche voi dovete imparare le verità del Regno dei Cieli, perciò sto qua a commentare. Andò verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, un altro particolare. Questa era una città fondata dai romani, una città, diciamo, un po' eterogenea e anche simbolicamente estranea. E per la strada Gesù interroga i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia? Che dice di me?» Ma quelli pensano un attimo, poi gli rispondono, ora uno, ora un altro: «Ma c'è chi dice che tu sei Giovanni Battista, altri dicono che tu sei il grande profeta Elia che doveva tornare, altri dicono che tu sei un profeta». Questa
è la risposta che riguarda la gente. Come vedete, si tratta non di una risposta uniforme e corrispondente a verità. Gesù non è Elia, non è Giovanni Battista, non è un profeta qualunque. Quindi non ci siamo, la gente non ha capito chi è Gesù. E la verità non è fatta di opinioni. Io ho la mia opinione, tu hai la tua, tu la tua, tu la tua, e la verità è una. No, la verità una è, allora non può essere composta di opinioni. Il Vangelo è verità, non è un libro di opinioni. Al Vangelo non si va per dire questo sì, quello no, l'errore che farà Pietro tra poco. Allora Gesù domanda, ma voi che siete intorno a me, che venite con me, che ascoltate me, voi chi dite che io sia? Sempre che Gesù si debba presentare per la prima volta davanti ai discepoli. Pietro subito risponde per sé, ma sottinteso anche per gli altri, insomma, voleva essere la risposta ufficiale. Tu sei il Cristo, il Messia, il mandato dal Padre a salvare il mondo. Gesù accoglie questa risposta e dice, però usa un verbo particolare Marco, dice ordinò, vi ordinò, è una regola precisa, non vi lascio incerti di pensare questo o quello, di fare questo o quello. Ordinò severamente. Quindi Marco aggiunge alle parole l'espressione. Questo avverbio significa che l'atteggiamento di Gesù era tale da esigere assolutamente che facessero quello che adesso sta per dire. Cosa non dovevano fare? Non dovevano parlare di lui a nessuno. Ma non li ha già mandati qualche volta in missione, dicendo loro andate, e li mandò a due, e questi andarono. Poi quando tornarono Gesù domandò, vi è mancato qualcosa? No, no, abbiamo avuto tutto. Anzi, il demonio obbediva alla nostra voce. I miracoli che tu ci hai detto di fare li abbiamo fatti. Allora Gesù dice, però non rallegratevi perché i demoni fuggivano, obbedivano a voi, ma perché il vostro nome è scritto lassù. Cioè voi siete nella grazia, nella volontà del Padre. Questo dovete essere voi. Poi dovete fare quello che a voi viene detto di fare. Sono due cose diverse. Io sono cristiano e devo vivere da cristiano. Se sdoppio, ho distrutto. Se mi sbaglio, correggetemi, diceva Papa Giovanni. E cominciò a insegnare. Adesso viene fuori una presentazione di sé che li sgomenta. Sembra stravolgere tutto Gesù, perché loro si erano costruiti l'immagine di un Messia che avrebbe
mobilitato un esercito, avrebbe combattuto per cacciare i romani e avrebbe ricostituito libero il regno di Israele. Questa era la convinzione non solo degli apostoli, ma di tutti quelli che aspettavano il Messia. Gesù invece adesso viene e capovolge, stravolge tutto. Cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire. Ma proprio non se l'aspettavano, erano felici gli apostoli di stare intorno a Gesù e quindi speravano anche che insomma, avrebbero avuto un posticino particolare vicino a lui. Vi ricordate la madre dei figli di Zebedeo che gironzola e vuole chiedere qualcosa e Gesù dice: che vuoi? Ah, che questi due miei figli miei siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra quando tu sarai nel tuo regno. Una volta che avrai riconquistato tutto, questi due figli miei, mettili proprio vicino a te, dagli un posto onorifico, il più possibile. Il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, perché si tratta non solo dell'umiliazione fisica della crocifissione, ma la distruzione morale della persona e della missione di Gesù Cristo. Lui doveva scomparire, tutto quello che lui aveva seminato doveva essere bruciato, soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani che in genere rappresentavano l'orientamento sociale, economico, politico della folla. Gli anziani avevano un posto di privilegio, di importanza particolare nel popolo. Dei capi dei sacerdoti, c'erano i leviti e c'erano i capi. Allora, questi capi dei sacerdoti, insomma, le teste, le guide della parola di Dio, della religione, dei precetti, questi intendiamo dire dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, i lettori, i commentatori, i postellatori, quelli che mettevano le postille ai margini della Bibbia per guidare l'interpretazione. Insomma, tutti quelli che contavano erano contro di lui. Poi, dice Gesù, venire ucciso, sarà ucciso, ma dopo tre giorni risorgerà. In tre righe Marco ha raccontato tutto quello che riguarda Gesù, la sua missione, la sua risurrezione. È venuto per questa missione e per questa risurrezione, altrimenti per noi la sua venuta non sarebbe servita. Tutta una faccenda personale. No, tutto quello che fa Gesù coinvolge noi, riguarda noi. Aveva peccato Gesù, perciò doveva versare il sangue. No. E aveva offeso qualcuno? No. Aveva detto qualche errore riguardo alla scrittura? No. Aveva cacciato i demoni nel nome suo, nel nome di Dio. Quindi era in perfetta regola. Eppure quello che lui dice che accadrà realmente è così. Accadrà. Assurdo storico, l'assurdo anche della giustizia degli uomini e l'assurdo anche della verità, perché se uccidono lui, uccidono perché ritengono che ha detto la menzogna,
vedete che rovescio, no? Immaginate una sfera fatta di due facce, in una la verità, nell'altra la menzogna. In una c'è Gesù Cristo che viene condannato come se fosse lui a mentire. L'umanità è questa, non vi dovete meravigliare. E adesso il peggio. Faceva questo discorso, gli avverbi di Marco, apertamente, non che lo diceva in forma riservata, confidenziale all'uno e all'altro. E quando Marco dice apertamente, significa che sta parlando per quelli che erano intorno a lui, per quelli che sarebbero rimasti fedeli a lui, per quelli che sarebbero entrati per mezzo del battesimo nel suo regno. Significa noi che questa mattina stiamo qua, tutti svegli. Significa che Gesù Cristo non ha mentito e non ha sprecato il suo sangue. Questa parola soprattutto, ficcatevela in testa. E allora Pietro sbuca fuori e dice a Gesù: vieni, vieni, ti devo parlare. Lo prende in disparte e si mise a rimproverarlo. Pietro che si mette a rimproverare Gesù. Posso capire la reazione di questa profezia. Lui vuole bene a Gesù, ma Pietro non ha capito che il regno di Dio è fatto. Attenzione a queste due parole: di obbedienza, non di convenienza. Nessuno vi paga perché siete qui questa mattina. Di obbedienza allo Spirito Santo che vi parla, vi guida, vi ispira la preghiera, la fiducia, il pentimento, l'obbedienza. Egli, allora che fa Gesù di fronte a questa, a questo assurdo di Pietro? Perché Pietro poco prima ha detto: tu sei Cristo. Voltatosi Gesù verso gli altri, parla a Pietro, che sta alle sue spalle, massimo dello sdegno e anche dell'umiliazione, della riprovazione. Quando voi volete dire una cosa terribile a chi non vi vuole ascoltare, che fate? Gli andate davanti delicatamente a dire no, voltate all'altro lato e gli parlate. Rimproverò Pietro e disse: va dietro, Satana. L'altra circostanza, quando Pietro ha detto: tu sei il Cristo, Gesù gli ha risposto: beato te, perché non la carne o il sangue o gli uomini, ma il Padre te l'ha insegnato. E adesso Pietro ha dimenticato tutto. Si butta dentro questa reazione umana e dice: no, ma ti raccomando, ci dovessi provare. Allora Gesù: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questa è la condanna di Pietro e questa è la condanna di tutti quelli che credono di essere nella vera fede, di fare le cose per bene e poi esattamente il contrario. Santa Giacinta, la più piccola delle veggenti di Fatima, la creatura vivace, dolcissima, attenta, molto intelligente, acuta proprio. Se leggete e rileggete, ma io rileggo almeno 5-6 volte l'anno Le Meraviglie di Fatima, per entrare nei particolari, per vedere la pedagogia divina della Madonna che ha educato questi tre bambini alla santità.
Giacinta era più attenta. Voi sapete che Lucia vedeva, sentiva e parlava con la Madonna. Giacinta vedeva e sentiva, ma non parlava. Francesco sentiva, ma non vedeva e non parlava. No, tutti e tre sono stati arricchiti di grazia della Madonna. Giacinta era rimasta colpita, proprio trafitta dal volto triste della Madonna. Ogni volta che ripensava, ma ci pensava continuamente, voleva fare tanti fioretti per convertire i peccatori, perché Lucia aveva detto che la Madonna era triste per i peccatori. E allora lei la prima a promuovere la penitenza, mettere la corda ai fianchi, di lasciare questo e quell'altro. Durante il giorno diciamo tanti rosari. Lei, pensate, sul letto di morte le portano un bel grappolo d'uva. Giacinta, mangia, diceva l'infermiera, questo ti fa bene, ti ristora, ti rinforza un po'. E lei la guardò il grappolo e poi ha detto: no, ci rinuncio per la conversione di un peccatore. La Madonna, noi siamo andati a Fatima, abbiamo visto, si sedeva alla sedia un po' sgancherata, per la verità, stava a fianco al letto di Giacinta, prendeva la manina della bambina, se la teneva tra le sue e le parlava con affetto, con dolcezza, con maternità divina, fatta proprio di grazia, di dolcezza e di amore. E lì le disse: tu non guarirai qui, e ti porteranno in un ospedale a Lisbona per farti il grande intervento, ma non servirà a niente. Però io ti sarò sempre vicino, sarò sempre con voi, non vi lascerò orfani. E la parola di Cristo era la parola della madre. Questa parola è anche per noi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Aiutaci a ritrovare la gioia e le ragioni del credere, per non pensare come Pietro secondo gli uomini, ma per cercare la santità nel quotidiano. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Insegnaci ad essere fecondi come cristiani, nel corpo e nello spirito, negli ideali e nella testimonianza, nelle proposte educative e nelle opere di solidarietà. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ricordaci che tu sei presente nel povero e nel debole, nell'indifeso e nel sofferente, nel disperato e nel morente. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, aiutaci ad obbedirti e ad amarti. Gesù, aiutaci ad obbedirti e ad amarti. Canto numero 519. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sia gradita al tuo nome, Signore, l'umile offerta che ti presentiamo in onore di Santa Giacinta, e ci ottenga la salute del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. Della testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi tuoi figli un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo la tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto il popolo che tu hai redento. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, San Pio, Santa Giacinta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora chiediamo a Dio che ci aiuti a compiere la sua volontà, perché l'umanità conosca la verità del Regno e possa ricevere il perdono e la salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. In fondo al libro, canto numero 1. Santa Giacinta Marto. Giacinta Marto, piccola veggente, la mamma di Gesù venne da te.
ti colse nel giardino da Giustrel per profumare il cielo insieme ai santi. T'ha preparato lei al paradiso, mettendo nel tuo cuore il desiderio di consolar Gesù su questa terra e consolarlo poi lassù nel cielo. Il dolce e triste volto tu vedevi, e la sua voce piena di dolcezza giungeva chiaramente fino a te. Lucia ti diceva il suo dolore. Ha già promesso che dirà il suo nome e si farà conoscere al mondo. Ha detto che ben presto porta in cielo Francesco, poi verrà a prender te. Ha chiesto a tutti e tre tanti rosari e offrire tanti piccoli fioretti perché finisca presto questa guerra e tutto il mondo si converta a Dio. Ascolti attenta, piccola Giacinta, senti d'amare la Bianca Signora. Sei pronta a dare tutta la tua vita pur di salvare tanti peccatori. Comincerà ben presto il tuo calvario. La malattia ha preso tutto il corpo. L'epidemia che va mietendo vittime ti mette febbre, vomito e insonnia. Lucia resta sempre accanto a te. A darti vita resta il suo conforto. Giacinta, un grappoletto d'uva, mangia. No, voglio convertire i peccatori. Francesco non c'è più, ti manca tanto. T'aspetta adesso un altro sacrificio. Le cure non ti fanno più effetto. Occorre l'ospedale di Lisbona. Si tenterà, pur senza anestesia, la delicata tecnica chirurgica. Non servirà, t'ha detto la Madonna, ma io ti sarò continuamente accanto. Lucia, vado in cielo, stai attenta, ricorda del segreto, solo al Papa. Diffondi nella Chiesa e nel mondo la devozione al cuore immacolato. Giacinta, sei l'eroica pastorella. Silenzio, amore e tanta sofferenza. Tu stessa sei messaggio a tutti noi. In ciel ti porta in braccio la Madonna. Canto numero 469. Vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Preghiamo. O Dio, che nel ricordo dei tuoi santi ci hai nutriti alla mensa eucaristica,
donaci di godere i beni eterni che pregustiamo in questi misteri per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia la vera sapienza che conduce alla salvezza. Amen. Vi illumini con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Amen. Vi mostri la via della verità e della pace e guidi i vostri passi nel cammino verso la vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sapendo che Gesù è il Cristo e per questo stando dietro di Lui per obbedienza e non per convenienza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.